che la 23esima camminata di Marsaglia e di Pasqua per Campagna è andata. Abbiamo avuto una giornata stupenda, meravigliosa, un buon numero di partecipanti, 1959, quindi veramente una giornata stupenda, e questo ha fatto sì che insomma c'è stato ovviamente un grosso afflusso. Abbiamo avuto tantissime persone che ci hanno dato una mano, le ringrazio tutti, a partire dall'amministrazione, a partire dagli amici di Cittanova, di Marsaglia Vecchia e tutti quelli che ci hanno dato veramente una mano, che sono tanti. Tutto è andato bene, ci hanno fatto anche i complimenti, quindi credo insomma che sia una bella giornata di sport sano, all'aria aperta, perché come sapete Marsaglia è l'ultima frazione del comune di Modena verso Reggio, quindi siamo in mezza campagna, tutti i percorsi sono in mezza campagna, pochissime macchine, e quindi molto probabilmente anche per quello abbiamo un bel numero di partecipanti. Un ringraziamento speciale, ma veramente speciale, va alla Protezione Civile, perché senza di loro non potremmo fare questa iniziativa, perché il problema grosso che abbiamo è il parcheggio. Grazie alla Protezione Civile questo problema è risolto, e quindi, come dicevo prima, veramente un grazie di cuore all'amministrazione comunale, perché poi in fondo sono sempre loro, e a tutta la Protezione Civile, perché ripeto, vedere dall'alto, e un anno l'abbiamo fatto, le macchine che sono parcheggiate in questo spazio è veramente una cosa incredibile. Doveroso anche un ringraziamento all'autodromo, ci dà la possibilità di passare all'interno di questa stupenda struttura, cosa che veramente piace a tanti. Abbiamo iniziato tanti anni fa, da quando è stato costruito, questa diciamo collaborazione continua di cuore, quindi un grazie anche a loro. Fabrizio Gentile del Modena Runner Club. Stamattina sono partito abbastanza tranquillo e non avevo grosse pretese, agganciandomi ai ragazzi di testa. Poi dopo mi sono ritrovato da solo, perché praticamente gli altri hanno fatto il percorso intermedio dei 13 km, per cui mi sono ritrovato da solo e mi sono goduto il panorama della corsa, che comunque, come sappiamo, qui è composto da un bel paesaggio. Il percorso privo di traffico, ovviamente, l'ho fatto come allenamento, poi siamo in preparazione per la San Gemignano, che è appunto il 31 gennaio, su una distanza che è leggermente più corta di quella di oggi, per cui per me oggi è stato un ottimo allenamento, con un'ottima compagnia, perché comunque all'inizio ero con compagni di squadra e non comunque amici della corsa. È stata comunque una bella domenica, organizzata molto bene, come solito, qui a Marsaglia. Il giro della pista dell'autodromo direi che è molto, molto affascinante, perché sembra corto, ma in realtà la distanza è notevole, perché comunque finito il giro eravamo già intorno, mi sembra, al secondo chilometro, però è caratteristico, è una cosa originale che è giusto ripeterla se ci sarà la possibilità l'anno prossimo. Il vin brûlé l'ho assaggiato, dal tocco in più al finale della corsa, con un ristoro originale, era buono, sì. Roberta del gruppo Passo Capponi, siamo qui con meno 3 gradi, chi ce lo fa fare non lo sappiamo, però noi ci divertiamo tutti in gruppo e va bene così. Ci siamo venuti altre volte, sì, veniamo spesso, ci piace, è carina, la facciamo in gruppo, in compagnia e passiamo una bella mattinata. Ma chi ve lo vuole fare? Me lo chiedo tutte le mattine che vengo a correre, però qualcosa ci sarà, perché alla fine ci vengo sempre, quindi è il dopo che ci fa stare bene, dai. Sarà quello. Non le fa paura il freddo? Assolutamente no. Solo quando mi sveglio, poi una volta che sono qua passa tutto. Nerino Carri, una colonna di Modena Corre, tutte le domeniche è presente, anche quando ci sono meno 3, in queste manifestazioni podistiche, e sta riscuotendo un gran successo con i suoi filmati e le sue foto. Sentiamo da lui un pochettino la sua passione. Più che altro è nata circa 5 anni fa, ancora correvo, diciamo sono un buon podista, dobbiamo ricordare, perché ho circa un 2,50 in maratona e un 9,55 nella 100 km del passatore. In più in molte corse corte correvo sotto i 4 km.
quindi sono un buon podista. Dopo 5 anni fa ho cominciato a fare delle foto con podisti.net e poi l'anno dopo ho cominciato a collaborare con il sito Modena Corre e praticamente anche lì mettendo sempre foto. Poi ho scoperto che ero anche un buon video amatore nei filmati che facevo fuori, ho cominciato a fare dei video che sembra che siano abbastanza graditi in tutti e due i siti, diciamo, sia Modena Corre che anche quell'altro. E quindi adesso che praticamente anche il Mario Salvatori si sta accodando, praticamente offriamo una panoramica completa di lui, lo offrirà penso di Modena, e io più che altro sono nel Reggiano, ma quando non ci sono camminate nel Reggiano vengo qua a Modena, e quindi speriamo di offrire una panoramica completa dal punto di vista anche video, oltre a quello delle foto che c'era anche prima con gli altri collaboratori. Oltre a questo, sì, noi diamo visibilità a questo sport, che è uno sport minore, e specialmente dobbiamo ringraziare Giuliano Macchitelli che ha creato questo sito, maggior parte emiliano, e quindi stiamo dando una buona visibilità, anche se penso che molti organizzatori e alcuni podisti non si rendono conto del vantaggio che hanno, perché il fatto di mettere una valanga di foto e anche dei video su un sito dovrebbe essere apprezzato secondo me molto di più. Stamattina alzarsi con meno 3 è stata dura alzarsi, in realtà sono un amatore, non partecipo, non sono iscritto a nessuna squadra, e quindi è ancora più dura. Diciamo che lo stimolo è venire la domenica per perdere un po' di peso dopo il periodo invernale. Ma chi mi ha consigliato, il dottore? Mia moglie. E com'è stato il percorso secondo il suo parere? Bello. No, bello, questo è l'unico percorso che gira dentro l'autodromo, è particolare, caratteristico. Quindi è contento? Sono contento. Allora, tempo buono non lo so perché mi si è scaricato il tom tom. Sarci stamattina alle meno 3, adesso diciamo si sta un po' meglio, ma chi gliel'ha fatto fare? La pazzia poi alla fine, ma anche la passione. Tanto ci sarei andata comunque alle 10, almeno così ho già fatto. Sono alzata, ho fatto, vado a casa, i bimbi si saranno alzati da poco e io sono a posto. Il percorso, beh, carino, di campagna, così, cioè, insomma, senza... perfetto, dai. Il giro dell'autodromo è molto bello, io è la prima volta che la faccio. E quindi, molto bello, carino, sì, bello. Organizzazione perfetta come al solito, come tutte queste cose. Ho corso con un mio amico, quindi mi ha dato una mano, perché sennò avrei fatto peggio. Come è andata stamattina? Meno 3, ma adesso c'è un po' più caldo. Esatto. Ciao, sono Michele Checchia, faccio parte del gruppo Run & Fun. È stata bella giornata, un po' freschina, però dai, è andata bene. Come percorso, come è stato? L'hai già fatto? Bello, sì, l'ho già fatto, già il terzo o quarto anno che lo faccio, perciò lo conosco. È bello passeggiare giù con le Sì, gambe. È bellissimo, tutto. Sia quelli che camminano che quelli che corrono, è bello proprio l'evento. Questa mattina è una mattina un po' gelida, ma però... Perfetta, no, perfetta. Come è andata? Bene, c'era anche il sole, quindi perfetta, bello il percorso, va bene per smaltire. L'hai già fatto delle altre volte? Sì, anni fa. Come organizzazione, com'è andata? Bene, erano segnalati bene tutti gli incroci, bella.